E nel frattempo anche questa puntata la regia mi passa le vostre mail. Ciao da Diego, caro Francesco, ti scrivo per sapere qualcosa di nuovo sulla mia attrice preferita Julia Roberts. Vorrei sapere se riuscivi a darmi novità lavorative su di lei. Ma come se riuscivi? È normale che io qui a Cinema Weekend riesco sempre a soddisfare quelle che sono le vostre curiosità e informazioni. Vabbè, scherzi a parte, comunque ho novità positive sulla tua attrice preferita, visto che probabilmente Julia Roberts girerà insieme a Nicole Kidman un bel lungometraggio che sarebbe il remake di Come sposare un milionario, dovrebbe intitolarsi Monte Carlo, un bel film dove le due attrici interpreteranno insieme ad un'altra terza attrice tre maestre a caccia di facoltosi scapoli. Insomma, queste nostre attrici ricche e belle, però soltanto nella finzione, si dilettano a cercare uomini milionari. Spero solo nella finzione, anche perché in realtà non hanno bisogno, sia economicamente che esteticamente. Allora, Michela, è vero che ci sarà un altro bel film oltre ad American Gangster diretto da Ridley Scott? Beh sì, è vero, oltre ad American Gangster, tanto atteso, che da noi arriverà a gennaio, ci sarà questo film che è un thriller paranormale, Stonis, che ci racconterà delle verità su alcuni luoghi sacri inglesi. E poi c'è Marco che dice di amare Elisabetta Canalis, conosciamo tutti insomma, una showgirl della TV che tra l'altro l'anno scorso ha anche partecipato nel film Natale a New York, quindi si è fatta anche lei Natale al cinema, e dice in TV non la sto vedendo, mi scrive Marco, al cinema invece ha progetti. Beh, Elisabetta Canalis è sicuramente una gran bella ragazza, lasciatemelo dire, però non è tutta questa professionista del cinema per cui tu debba trovarla appunto al cinema. Però nonostante ciò ho delle notizie interessanti, perché lei si sta preparando per il nuovo film comico La seconda volta non si scorda mai, a proposito, La seconda volta non si scorda mai, non lo so, questo, ecco, la regia mi fa dei cenni, non si scorda mai, si scorda mai, va bene. Comunque l'unico cenno che mi fa è che devo mandare la pubblicità. Benissimo, abbiamo un piccolissimo spazio di pubblicità, ma ritorno tra pochissimo con quelli che sono i nuovi film, i film di Natale, tra cui il fantastico e simpatico divertente cartone B-Movie, poi La bussola d'oro e Il mistero delle pagine perdute. Restate con noi perché Cinema Weekend continua. Dunque ricapitoliamo, siamo entrati a Buckingham Palace e nello studio ovale. Abbiamo rubato una pagina dall'agenda super segreta del presidente e poi di fatto rapito il presidente degli Stati Uniti. La prossima mossa è levare il materasso a letto del Papa? Non è da escludere. Ecco, la cosa che ti ha regalato questo film? Beh, tante, sono tante le cose. Prima un bellissimo ritorno in Puglia con un film di qualità straordinaria, e questo io lo trovo proprio un regalo impagabile. E poi lavorare in un cast fantastico, con Fabrizio Bentivoglio, Venturiello, Paolo Briguglia, con cui avevo già lavorato in altri film. E anche questo giro di promozione sta regalando l'affetto straordinario della gente di Puglia, non solo, ma in particolare della Puglia. E tu insomma nasci anche con Toti e Tata, insomma dalla comicità pura, divertente, come ti trovi ad affrontare un ruolo un po' più impegnato? Beh, non è la prima volta che affrontavo un ruolo, diciamo così, un po' più drammatico, anzi il ruolo di Michele, questo fratello tra i quattro nel film di Sergio, è un personaggio così tanto tragico che finisce per essere comico, cioè in cui... Ne abbiamo parlato molto con Sergio, in cui gli opposti proprio coincidono, cioè diventa così tanto vigliacco che diventa coraggioso, insomma un personaggio patetico con cui ho simpatizzato da subito. Certo, spieghiamo il tuo ruolo in questo film. Io sono uno dei quattro fratelli di una vicenda che ruota intorno ad una terra che il padre di questi ragazzi, ormai uomini, ha lasciato a loro in divisa e in eredità. Il personaggio che faccio io di Michele è un arraffone, un proprietario di un mobilificio e anche si butta anche in politica con un partito non ben identificato con un simbolo della spiga, e in realtà è il suo castello di menzogne, cioè una vita costruita sull'apparenza, sull'eccesso, sulla insomma si sgretola perché si scopre che lui è pieno di debiti e addirittura contratti con uno strozzino del luogo che viene assassinato, quindi il film è anche un giallo e si sospetta di tutti i fratelli.
il messaggio che tu lanci ai telespettatori, cioè qual è il messaggio per invogliare a vedere la Terra? Ah, beh, no, perché temevo che mi chiedessi quale fosse il messaggio della Terra, perché una volta, siccome quando facevo Jonah, cioè che tipo di messaggio intendi introiettarci a noi? No, i messaggi non li voglio dire io, poi non credo nemmeno li abbia Sergio da dire. Vabbè, quello glielo chiediamo, comunque personalmente insomma, un messaggino che tu, non so, perché il pubblico dovrebbe vedere, innanzitutto è il film che tu credi sia diretto da un pubblico giovanile, un pubblico più adulto. Ma perché non può essere diretto ad un pubblico? Io devo dire che detesto le operazioni giovanilistico-anzianistiche. Io penso che questo sia un gran bel film. È un film italiano, è un film di grandissima qualità, sia di scrittura che di regia, recitato anche molto bene, mi dispiace dirlo, ma ci sono anche io. E già questo secondo me è un buon motivo per andarlo a vedere. C'è una Puglia a dir poco da togliere il fiato, bella da urlo, insomma, e penso sia anche un bellissimo spot per questa terra, insomma, i motivi sono tanti. Bene, un saluto a tutti gli amici di Cinema Weekend, però non andate al cinema solo nel weekend, come dice Lago, andate anche gli altri giorni. Allora un saluto agli amici di Cinema Tutti i Giorni. Spesso nei tuoi film tra gli ingredienti principali c'è l'argomento sud, quindi terra di origine. Come mai scegli di valorizzare la nostra terra? Ma io, diciamo, sarei disonesto se dicessi che io voglio valorizzare la terra da cui provengo. Io la utilizzo per raccontare le mie storie, insomma. Quale lato ti interessa di più far vedere? Ma diciamo, penso che sia l'aspetto, diciamo, visivo, perché mi sembra che in questi posti qui da noi sia facile immaginare delle storie anche che hanno a che fare con la magia. Il cinema è uno strumento che va d'accordo con la magia, per cui qui le nostre terre in qualche modo hanno dei fortissimi richiami ancora ancestrali, ci sono delle spiagge bellissime, c'è una luce pazzesca, per cui, e poi c'è un tratto psicologico nostro, dei popoli in qualche modo del sud, che mi appassiona, che è appunto la sensualità con cui noi riusciamo a vivere la vita, anche una certa idea tragica che abbiamo della vita, che però in qualche modo proprio per questo ci permette di essere estremamente gioiosi, vitali. Noi non conosciamo, in qualche modo, questa terra conosce meno delle grandi città, la depressione per esempio. Hai provato il ruolo di attore e regista, qual è la differenza sostanziale secondo le tue esperienze? Beh, diciamo, un attore deve abbandonarsi, lasciarsi andare, un regista invece deve organizzare, sono due mestieri profondamente diversi. Per me il mestiere dell'attore equivale quasi a una vacanza in qualche modo. Regista invece? Il regista è un signore che deve lavorare, deve organizzare, elaborare, rispondere a mille domande al minuto, un lavoro per certi versi più complicato, anche se abbandonarsi, che è il requisito fondamentale del mestiere dell'attore, non è semplice, è altrettanto complicato, sia l'idea di diventare degli irresponsabili, per certi versi gli attori sono dei sofferenti. Il messaggio che lanci ai nostri telespettatori, perché dovrebbero vedere la Terra? Penso che questo film, oltre ad essere quello che abbiamo detto, sia anche invece un giallo, perché c'è un fatto di sangue, c'è una vera detection, il protagonista dovrà indagare su chi ha commesso questo omicidio. Per cui penso che sia un film dove si possa anche poi sorridere, perché c'è un tratto molto di commedia anche nel film. Emilio Solfrizzi ha il compito appunto di un personaggio tipico da commedia, per cui penso che ci si possa divertire e in qualche modo anche lambiccare il cervello, come capita di fronte ai gialli. Insomma, penso che sia uno spettacolo...